Eccomi, ci passo ogni tanto. Ho sempre una lista di cose che cerco, no? E preferisco questo. Se posso trovarlo usato, ovviamente, guardo su tutto. Enjoy the little thing. Cosa che ci sono scritti, no? Sempre blu. Trovo questo venire a questi thrift shops, questi negozi dell'usato, cianfrusaglia, molto rilassante. Qui le cose costano, in questo negozio costano veramente poco perché tutto va in beneficenza. Però sai, a volte trovi delle chicche, ma devi avere il tempo e la pazienza per farlo, che io veramente oggi non avevo. Però trovo tutto molto rilassante, no? Hanno sempre cose nuove. Questo è solo per farvi capire quante cose hanno le persone, no? E tante di queste cose non sono mai state nemmeno usate, sono ereditate, o la gente cambia gusto, tante sono ereditate e se ne disfano perché non ne vogliono più. Fanno pure bene eliminare le cose. Questo è. Mi piacciono questi qui, però ci mancano i pezzi, no? Carino. Poi c'è Blue Willow, quei piatti che ho anch'io, no? Questo è Blue Willow. Sì, questi sono inglesi. Questi ce l'ho. Blue Willow è il disegno, racconta una storia di due innamorati, no? Che per essere insieme sono diventati degli uccelli, no? Dovete leggere la storia su Blue Willow, comunque racconta una storia. Ah,
hanno cose, hanno tanta ciambrosaglia, però mi diverto. C'è un po' di tutto per tutti i gusti, no? E però la gente si disfa di tutte queste cose, fa anche bene, no? Questo è molto carino, è degli anni 50, 40, 40, 50. Non so cosa se ne fanno, però è carino il bianco e il rosa. E per il, penso che per il burro, non sono sicura. Questo è carino, questo penso è irlandese questo. Questi proprio non saprei. C'è persone che fanno collezione di questo. Penso che tante persone hanno servizi così, che non usano mai e che non possono disfarsene perché ci sono cose che appartenevano a parenti, nonne, la mamma. Però si deve. Io ho un servizio, solo quello, dei miei genitori. Meno male è semplice. Questo va molto chinoiserie, le cose cinesi vanno molto. Queste li vendevano 1 per 50, 2 per 80, che è un ottimo prezzo, è vintage quello. Ora va molto... Ma penso è sempre andato di moda le cose cinesi. Questi sono carini, questi bicchieri, di Vera Bradley, ne avevano solo due. Carini. Io ho bisogno di bicchieri, che ne avevo un bel po' di quelli che avevo e sono rotti. Va bene, aspetto, non c'è fretta. Questo mobile è carino. Volevano 125, però gli offri 30, gli dicono ok, ci va bene. Ma solo dato una bella pulita con la cera. E questi non li comprerei usati, non mi fanno un po', non so, la gente ci ha messo la testa sopra, mi dà un po', non so, lo schifo un po', però non è vintage abbastanza per me. Però sai, se vuoi fare un tavolo carino, un po' shabby o un po'... Questo è il posto perfetto, ti compri anche se le cose sono scompagnate, chi se ne frega. Sulle cose, le cose per abbigliamento non è che hanno un granché, però do sempre una guardatina, però non... Preferi non... No. E ovviamente le tovaglie vintage, quelle degli anni 50, questa l'ho comprata, me l'ha fatta $2, molto bella, non ha neanche una macchia, quindi questa l'ho presa. Tutto l'altro, sai, quando esci di questi posti ti lavi le mani mille volte, perché però guardo sempre per tovaglioli che fanno comodo, e hanno tanti set completi che sono nuovi, mai usati, perché la gente ce l'aveva nel cassetto, non usano perché non vogliono sprecarli, non vogliono sciuparli. Questo sale e pepe, troppo cute, vintage, carino questo. Troppo cute. Questo è carino per metterli quando fai sul balcone nell'estate, quando fai il tavolo. Questi sono, ero tentata però non li ho presi, sono per mettere vasi di fiori dentro, no? Quello è vintage, milk glass, questo, anche questo è vintage, questo è italiano questo. Chissà quanto l'hanno anche pagato, però non, le cose con il dorato non è che mi vanno tanto, però questa lampada penso voleva come $4, e di ceramica, trovi delle cose però non sono il mio gusto, quelle in particolare, però... E qua questa è la cantina dove c'è tutto proprio prezzo super stracciato,
quasi ce li regalano, però stavo cercando e mio figlio l'aveva visto l'ultima volta nella scatola per cuocere il riso, no? La macchina per cuocere il riso, che io l'avevo, poi si è rotta e che dovrò ricomprare, però sto sempre cercando una nuova. A volte ne trovi cose qua nella scatola mai usate. Comunque, date una guardatina. Avevano un mixer, lo vedete più avanti, quello è vintage, rosa, veramente carino, penso degli anni 60, però ci manca il ciotolo di vetro, si vede più in giù, solo per comprare quel pezzo che troveresti online, lo trovi, ti costa un bel po', quindi non conviene. Eccolo qui, vedete? Eccolo qui, è rosa, però ci mancano i pezzi, no? Quindi, però se qualcuno gli interessa, va online e si compra i pezzi che gli mancano, ti vai a spendere un bel po'.